Naturalmente grazie a Marilena Cortesini e a Luca Ferrieri che ci hanno permesso di condividere questa nostra esperienza. Come spesso accade nella vita, questo gruppo è nato in maniera casuale, nel senso che noi ci siamo trovati a frequentare, in un'occasione particolare, il carcere di Bollate, quando veniva messa in scena una pièce teatrale molto originale. Ossia Viaggio all'isola di Sakhalin, che è liberamente tratto da un reportage, così potremmo dire, di Chekhov, questa volta non tanto in veste di scrittore, ma più in veste di medico, che racconta di questo suo viaggio appunto ai confini estremi della Russia, in quest'isola fredda, ostile, dove venivano condannati a scontare la loro pena all'ergastolo detenuti di fine 800, e in questa pièce teatrale però viene anche unita qualche altra sollecitazione da un'altra opera, L'isola dei senza colore di Oliver Sacks, che è un bellissimo libro scritto da questo neurologo americano. E dove a questo punto che cosa succede? Che i detenuti che si trovano a scontare la propria pena in quest'isola vengono condannati non tanto a non vedere più i colori, come accade in questa patologia di cui racconta Sacks, ma a maturare una sorta di assoluta cecità nei confronti degli affetti, proprio coloro i quali vivono reclusi e privati di queste fondamentali relazioni umane ed affettive. Possono essere portati a vivere una condizione di assoluta cecità affettiva. Non mi dilungo su questo, però, una volta terminata così, una volta terminato questo spettacolo, noi siamo usciti piuttosto colpiti. E d'altra parte, ci siamo chiesti come anche noi avremmo potuto in qualche modo confrontarci con questo mondo. Veramente così altro, non lo si dice mai abbastanza fino a quando poi non lo si tocca con mano, quale quello delle carceri. E così, sera dopo sera, abbiamo pensato che forse l'unica chiave d'ingresso, per quanto ci poteva concernere, era quella di condividere una nostra passione, ossia quella della lettura. Non avevamo esperienze precedenti per quanto riguarda gruppi di lettura di nessun genere, avevamo appunto solo una solida passione. E a questo punto si è messo in moto una macchina, un iter, se volete anche piuttosto complicato, perché le carceri sono mondi ostili da ogni punto di vista, anche per chi ci sta fuori, è difficile entrare, naturalmente. Ma è anche difficile provare ad entrare come persone animate anche da buone intenzioni, soprattutto come nel nostro caso, quando si è privati cittadini. Dico questo come una piccola nota a margine, perché in realtà se fossimo stati parte di un'organizzazione, forse il lavoro sarebbe stato un pochino più semplice. Però non ci siamo persi d'animo e abbiamo detto proviamo lo stesso. E abbiamo trovato indubbiamente anche molta disponibilità da parte della struttura carceraria, però con meccanismi farraginosi di carattere burocratico e non solo, ma non sto ad annoiarvi con questi aspetti. Una volta che il gruppo finalmente prende forma, siamo nel marzo del 2011, quindi ormai l'esperienza ha un minimo di significato anche per quanto riguarda il suo così, spazio nel tempo. Ci siamo detti a questo punto che la nostra proposta è stata accolta, come possiamo organizzare un gruppo all'interno di un carcere? Sì, viene sempre fuori questa parola che ha fatto un po' da leitmotiv oggi, quella della condivisione, però noi ci siamo posti anche un altro obiettivo, ossia che questo gruppo fosse anche inclusivo. Perché dico questo? Perché riflettendo così, sempre come esterni, se avessimo dato vita a un gruppo di lettura
tradizionale, tra virgolette, dove comunque fosse richiesta una lettura autonoma da parte dei partecipanti, avevamo paura che si ponesse già una barriera fortissima. Il pubblico di un carcere lo pensavamo quanto di più eterogeneo si potesse immaginare, e non ci sbagliavamo in questo. Per cui ci siamo detti, no, forse il gruppo deve prevedere anche come sua parte saliente quella della lettura condivisa, della lettura in comune. E questo è stato il primo passo per dare vita appunto a un gruppo che fosse inclusivo. A questo punto però si poneva anche il problema di che cosa dovevamo scegliere, che cosa si può leggere. In fondo i nostri incontri sono ogni 15 giorni, hanno una durata di circa 2 ore, 2 ore e un quarto, però volevamo da un lato sì leggere insieme, ma dall'altro non precluderci anche uno spazio al dibattito, alle sensazioni che questa lettura poteva suscitare nei partecipanti. E allora abbiamo detto, scegliamo il racconto come dimensione, a noi oltretutto non particolarmente familiare, neanche in questo caso, per cui ci è costato anche una, così, è stata anche una piccola sfida personale, il racconto come dimensione letteraria che si sarebbe potuta concludere nello spazio di un singolo incontro o al massimo di 2 incontri, e che però allo stesso tempo potesse lasciare anche spazio appunto al dibattito. Un'altra cosa, poi sì, abbiamo scelto il racconto, abbiamo scelto di leggere in comune, però che cosa leggiamo? Allora a questo punto forse anche una scelta un po' di comodo, abbiamo detto vabbè, leggiamo dei classici, ci siamo un po' nascosti dietro questo termine impegnativo, l'abbiamo un pochino forzato, perché in realtà classici nell'accezione del carcere di Bollate significa tutto ciò che il tempo, ma anche abbastanza vicino a noi, ha consacrato come letteratura di qualità. A dire la verità poi abbiamo usato tanto, perché abbiamo letto Kafka, abbiamo letto Buzzati, Morante, Calvino, Dickens, Dostoevskij. Un'altra piccola caratteristica di questo gruppo di lettura è che veniva, e questo è nato al nostro primo incontro, viene sempre introdotto da quello che noi chiamiamo una sorta di antipasto letterario. Anche questo è stato un'altra sfida per noi, perché uno dei partecipanti, una delle persone che in realtà aveva più strumenti, aveva un bagaglio sicuramente culturale superiore alla stragrande maggioranza dei membri, che sono circa 15 più o meno ad incontro, ci suggeriva, ma perché non proviamo ad introdurre ogni nostro incontro appunto con questo antipasto? E che cosa significa antipasto letterario? Significa che noi ci dovevamo sforzare e portare tutte le volte una riflessione, breve, meno breve, di scrittori, intellettuali famosi che si confrontavano appunto con la lettura, con il significato della scrittura, con il loro rapporto con i libri. E qui ci sono venuti in soccorso molti, non so, abbiamo anche scoperto noi stessi, Ezio Raimondi, Norman Mann e quanti altri si sono appunto, hanno scritto pagine interessanti su questi aspetti. Naturalmente emergevano poi diversi modi di vivere questo nostro gruppo. Si andava dal semplice ascolto, perché non tutti, soprattutto in una realtà del genere, hanno gli strumenti per confrontarsi, ma era una partecipazione assolutamente non passiva. Anzi, ci è stato tante volte detto come la lettura ad alta voce, che peraltro non svolgiamo solo noi, ma svolgono anche gli altri ospiti del gruppo, ha già una sua potenza molto forte, una potenza che loro rilevano con molta decisione. E fino al dibattito
e al contributo con riflessioni profonde. Bisogna dire la verità, poi dopo avremo qualche piccolo assaggio, a volte anche un po' naif se volete, però insomma. Qual è il bilancio di questo, di questa nostra esperienza? Il bilancio è che sembra funzionare, perché i lettori di questo gruppo si sentono a proprio agio, forse proprio perché non viene chiesto nulla di specifico, ma c'è questa assoluta libertà, anche nel nome, nel logo, che peraltro è stato disegnato da uno dei partecipanti, che adesso, per sua fortuna, ha finito il periodo di detenzione, liberi di leggere, si chiama il nostro gruppo, c'è una colomba che faticosamente prova a spiccare il volo da un libro aperto, però insomma ci prova perlomeno. Ecco, fino a un altro elemento che noi abbiamo constatato, è questo profondo, che è venuto fuori anche in altre relazioni oggi, profondo rispetto reciproco per le opinioni altrui, per le idee, a volte, ripeto, anche estremamente semplici, altre volte molto più strutturate e profonde anche di quello che noi stessi ci siamo portati, potevamo portare come contributo. I confini naturalmente di questo gruppo sono estremamente permeabili in entrata e in uscita, anche questo era una caratteristica che volevamo sottolineare. Un'ultima, due pensieri estremamente rapidi. Che significato può assumere la lettura e, usiamo un termine un po' più impegnativo, la letteratura in questo specifico contesto? Noi diciamo sempre ad ogni incontro che la letteratura non è lì per predicare, per insegnare, perlomeno la buona letteratura non ha questo compito. Però certamente la buona letteratura in tanti momenti ci può suggerire in maniera così leggera, in maniera non invadente, che cosa significhi vivere tanti momenti salienti della nostra vita. È una sorta di apprendistato, è uno dei possibili apprendistati alla vita, sicuramente. D'altra parte però, e questo ci viene detto spesso dai componenti del gruppo, ed è un insegnamento prezioso, sempre, lo crediamo, la letteratura non va sopravvalutata, mantiene sempre una sorta di inadeguatezza nei confronti dell'esistenza. Loro ce lo ricordano spesso, perché, così loro dicono, le storie le racconta la vita, non le raccontano i libri. Sembra quasi che abbiano fatto proprio quella frase che Italo Svevo diceva spesso, che la vita è originale, più originale della fantasia. Certo, la letteratura serve o può servire a porsi davanti alla realtà, e questo anche viene fuori in questo gruppo, avendo ben presente che quella realtà, quel momento in cui tu ti trovi a vivere, in quel momento in cui tu trovi a leggere quelle pagine, non è l'unico possibile. La letteratura ha anche questa grande forza di poterti permettere di pensare che appunto la realtà non sia l'unica realtà possibile. E le cose non sono sempre quelle che appaiono, sono anche la loro possibilità. In questo senso la letteratura, la lettura e la letteratura in questa nostra esperienza ha anche una grande funzione liberatrice. Perché se è vero che la letteratura in fondo demistifica ogni ordine che si proclama come unico, come definitivo, apre anche così delle prospettive di, ma sprechiamo una parola un po' impegnativa, di speranza, di suggestioni, in un mondo che è davvero ostile, quale quello del carcere. Volevo, e qui lascio la parola a Michela Pizzi, concludere con qualche riflessione dei nostri partecipanti. Sono riflessioni che portano con sé anche l'immediatezza della parola così detta, non sono frutto di particolari riflessioni, sono cose che noi abbiamo catturato all'interno
del nostro gruppo durante i nostri incontri, e che però sono un ringraziamento nostro alle persone che comunque animano questo gruppo e per farvi sentire la voce di chi questo gruppo appunto lo rende possibile. La lettura mi dà la possibilità di valicare l'esperienza del limite. Non esistono limiti, tempo, spazio, fisicità. La mente si espande. La lettura come valorizzazione della nostra natura umana. Se un libro mi piace, lo leggo tutto d'un fiato. Piero. Quando ho sentito la possibilità di condividere con dei volontari e insieme ad altri detenuti dei racconti, dei semplici pensieri di alcuni scrittori, inizialmente ero un po' titubante. La mia riluttanza iniziale era dovuta al fatto che temevo di non essere capito. Non sempre nel passato sono riuscito a far vedere le cose che i miei occhi vedevano con i libri. È stato bello sentire in questo nostro gruppo di lettura liberi di leggere che molti provano i miei stessi sentimenti. Ciò che mi colpisce non sono di per sé i racconti, ma come ognuno con la sua esperienza e il suo vissuto riesce a tradurre i significati che le parole esprimono. Francesco. Diciamo che leggere e studiare non è che durante la mia vita mi sia molto piaciuto. Proprio per questo, già da piccolo, a scuola non andavo quasi mai, per cui la lettura l'ho acquisita nella vita. Quando mi è stato proposto se volevo frequentare tale gruppo, ero scettico e siccome non è che c'era altro da fare, per curiosità ho aderito. Giuseppe. Mi sono iscritto al gruppo di lettura perché faccio fatica a leggere. Per me leggere non è un hobby, devo obbligarmi a leggere, per me è uno sforzo. Trovo che stare insieme ad altri mi dà nuovi stimoli. Dalla lettura di Bartleby lo scrivano sono uscito arricchito. Quando leggo sono assente dai miei problemi, mi isolo. Leggere è sentirsi sempre liberi insieme ai libri. Pietro. La lettura aiuta ad allargare la mente, a ritornare un po' bambini. La fantasia si espande, ognuno di noi può entrare nel personaggio come lo vede. La lettura ci aiuta a capire cosa ci passa per la mente. Giovanni. Io mi sono iscritto al gruppo, ma non ho mai letto libri. Mi è rimasta impressa una frase che mi dicevano: devi leggere i classici perché ti insegnano a vivere. Leggendo si trovano nuovi percorsi. Luigi. Leggere storie di vite altrui mi aiuta a comprendere la realtà, a interpretare il mio vissuto e le mie esperienze. Attraverso ciò che leggiamo capisco qualcosa di voi. Alessandro. E sempre di Alessandro, e questo anche noi lo auguriamo, che bello, andiamo a leggere un po'. Grazie. Grazie.